Ciao a tutti ragazzi, sono io Binkenkino ed eccoci qua in questo nuovo episodio del Let's Play di One Piece Pirate Warriors 3 per PC in anteprima assoluta solo su Binkenkino Channel. Iniziamo subito, continuiamo la nostra avventura. Siamo arrivati al capitolo 1, episodio 4, Arlong Park. Per voi è l'episodio 5 dato che è incluso il prologo. Iniziamo subito, proseguiamo la nostra avventura. Abbiamo in squadra Ruffy, Zoro, Usopp e Sanji. Ciao a tutti ragazzi, sono io Binkenkino. 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 Sono io Binkenkino. Ah, posso selezionare il personaggio, questa cosa non lo sapevo, sinceramente. Ho voglia di selezionare Zoro, come avevo detto. Non osare far piangere la mia navigatrice. Arlong Park. Ruffy fa entrare Sanji e Nashur, ma partono tutta la ricerca di Nami, che è sparita insieme alla Gang Mary. Arrivano velocemente nel suo paese natale, il villaggio di Coco. Nami, orfana di guerra, venne cresciuta in questo villaggio con amore dal Belmer, sua madre adottiva, e da un ex marine. Tuttavia i suoi giorni felici finirono quando i pirati del sole fece improvvisamente la loro comparsa. Arlong, capo dei pirati del sole, chiese pesanti tributi agli abitanti. Quando Belmer si trovò in condizioni di non poter pagare, lui la uccise per dare l'esempio al resto del villaggio. Perdendo la madre in giovane età, Nami crede alla promessa di Arlong di liberare il villaggio in cambio di 100 milioni di berry e si unisce alla sua giurma come cartografa. Nami decide di combattere da sola, allo scopo di salvare il suo villaggio. In seguito salpa per mare e ruba tesoro ai pirati, ma quando arriva ad avere quasi 100 milioni di berry, manca poco, Belmer, ancora poco e riavrò tutto il villaggio di Coco in campo di mandarini, è il mio sogno. Ci è voluto tanto, ma ora mancano solo 7 milioni di berry dei 100 necessari. Dovrebbe bastare un altro villaggio. Un altro villaggio e riavrò indietro tutto, sarà tutto ripagato. Ci libereremo di Arlong, poi Belmer e io finalmente potremo ridere dal profondo del cuore. Perfetto, sempre vignette intanto. Arlong! Qualcosa non va, nostra abile comunicatrice, è una brutta cera. I marini non mandati da te sono venuti a rubare il mio denaro. Che cosa significa questo? Non mantenermi sempre le promesse se ci sono i soldi in mezzo? Oh, e quando avrei infranto la promessa? Non fare il finto tonto, ho fatto in modo che i marini... Dov'è che avrei infranto la promessa? Dillo se hai il coraggio. Perfetto. Lui è Arlong, come avete sicuramente capito. Cosa vuoi, Ruffy? Tu non c'entri nulla. Hai ragione. Ti avevo detto di andartene, che questa cosa non ti riguardava, giusto? Giusto. Aiutami. Ci dà il cappello che scena commovente. Ovvio. Perfetto, tutti all'attacco, andiamo. Eccoli qui. Zoro. Andiamo. Perfetto, continuiamo. Aspettiamo intanto che carichi. Iniziamo la battaglia. Perfetto. Fantastico, è forte. La prima volta che utilizzo Zoro. Credevo che non si potesse utilizzare, infatti l'avevo detto nel precedente episodio, ma ho appena scoperto che si può fare. Fantastico. Non penso però di utilizzarlo sempre, perché come Ruffy va. Puoi darmi compagno. Tre spade. Gongo. Utilizziamo il nostro attacco speciale. Cannon di Fenice. Diverso da 300 Passion Cannon. Cioè l'attacco è uguale, però cambia il nome. Non so. Vediamo l'attacco speciale. Tre spade, colpo di 3000 mon. Ecco, l'abbiamo salvato da dopo che tentava di scappare. A livello superiore intanto. Perfetto. Nuovamente l'attacco. Qua si carica subito, non ho capito ancora perché. Sinceramente. Tre spade, gongom. Perfetto. Cannon di Fenice. Missione riuscita. Missione uguale. Hai sconfitto capitano di uomini pesci e compagnia. Perfetto, ci siamo ancora pirati. Sono sempre gli stessi. È un po' monotono il gioco, c'è da dirlo. Capitano degli uomini pesci ha iniziato ad avanzare usando un canale degli uomini pesci. Ok. Intanto appare la vignetta. Ma che potenza. Mi spiace per Nave, vorrei poterla aiutare, ma non voglio morire. Per ora è meglio andare a darsela a gambe. Faccio pena, se ora non combatto con tutte le mie forze non avrò il diritto di salire sulla loro stessa nave. Sono un uomo e non posso fuggire, state a guardare, io combatterò.
Non è una bugia, diventerò davvero un valoroso guerriero del mare. I giorni spensierati sono finiti. Perfetto. Mi fa piacere, caro Asop. Mi fa davvero piacere. Che succede? Che cos'è sta cosa? Chiamami quando vuoi. Lo cambio, così voglio vedere poi che attacco posso fare. Aiuta l'avanzamento di Asop. Perfetto. Puoi chiamarmi compagno. Utilizziamo questa mossa. Tre spade. Gongom. Special. Oversight Fenice. Fantastico. Sono un cappato. Gli attacchi di Zoro non sono niente male, dai. Si può fare. Ah, oh, quanti sono. Ogni volta devo combattere con... Che attacco spettacolo ho fatto. Asop ha raggiunto la meta. Asop ha distrutto l'interruttore sparando da lontano. Distruggi l'interruttore e blocca il canale di luce. Anche io sono utile se ci mette, avete visto? Ci vendono tutte le forze della diga est. Oh! E dai, il potere dell'eroe di Asop si è attivato. Madò, quanti sono! Perfetto, sti tornadi sono utili in qualche modo. Dunque, è più comodo utilizzare invece Rufy. Zoro mi sembra un po' lentino di attaccare. Utilizziamo pure la tecnica oltre a combattere normalmente. Perfetto. Nami, cosa sei venuto a fare? Sono venuto ad uccidermi? Quante volte ci hai provato? Dimmi, ci siamo riusciti, io d'ora in poi ucciderò qualsiasi essere umano qui, tranne te. Ma se tu come nostra alleata ci disegnerai altre mappe marittime, potrei anche risparmiare il villaggio di Coco. Nami, sei nostro alleato oppure sei alleata di quei pirati? Oh no, se dico che sono alleata di Ruffy ucciderà tutti, se invece dico che sono alleata di Arlong li risparmierà. Una sola parola deciderà le loro vite, ma io non voglio dubitare. Scusatemi ragazzi, morite insieme. Morirete insieme. Perfetto. Ma tanto non moriremo, lo sappiamo tutti ormai. Perfetto. Ecco. Perfetto. Sono qui e pronto. Ah, usano le pistole questi stronzi. Sono sempre tanti questi nemici, non li sopporto più ora. E ben andate! Vi dico io perché la trama è monotona. In pratica ogni volta arrivi in una storia, combatti i pirati, fai missioni che più o meno sono sempre le stesse e sconfiggi il boss finale. Per questo per me è monotono il gioco. Ma comunque abbastanza bello perché ti potenzi, fai combo, eccetera. Non ce la faccio più a sconfiggere. Perfetto, utilizziamo magari questo. Puoi chiamarmi compagno. Immediatamente lo facciamo adesso. Uccidiamo tutti questi. Tre spade. Gongo. Special. Questo è da maleducati. L'ho fatto in quattro l'attacco, ragazzi. Bad manners di Fenice. Perfetto, utilizziamo 300 colpo dei 3000 mondi. Territorio conquistato, ci dice intanto. Non so che vuol dire questa scritta giapponese. Ah, non continuerò nemmeno a scomodare, farò tutti fuori io. Sì, voglio proprio vederla adesso. Perfetto. Utilizziamo come sempre la nostra tecnica. Adesso poi. Tre spade, Gongom, special. Questa è da maleducati. Bad manners di Fenice. Ah, dobbiamo distruggere Ashan. Questo per esempio è diverso dagli altri perché non è un capo, un capitano dei pirati. Perfetto. Ben stordito tipo. Vieni qui, Ashan. È un po' incoglionito questo.
Quindi non lo vedo più. Ah, l'ho mancato. Che cazzo è inghiostro? Ah, ci stiamo distruggendo. Ancora vivo, no, è morto. E ancora pirati, sono tantissimi, tipo. Come sempre, sempre troppi. Io non ci sto capendo più niente, sinceramente. Quello è sempre nei guai, io non lo posso aiutare ogni volta, però. Mi stavo scappando. Territorio conquistato già. Ecco, distruggiamo questi pirati. Ora utilizzeremo la nostra tecnica speciale, poi chiamarmi compagno. Perfetto, tre spade. Special. Questa è da maleducati. Mad Manners di Fenice. Distruggiamo questi e vediamo cosa dobbiamo fare. Non dovete scontrarmi contro Arno. Ancora non si termina per ora. Taglio dell'orco, infatti. Ancora nemici vengono. E morite. Ecco, la base conquistiamo. Conquistiamo la base. Nuovamente la base. Oh, quanti sono stolti? Sono tipo tantissimi. Stiamo conquistando piano piano tutti i vari territori. Ma un po' di tempo ci vuole, giustamente. Oh, sono apparsi tutti così misteriosamente dal fiume. Perfetto. Penso che tra poco quel cancello verrà aperto. Oh, sono tantissimi diventati. Madò, non ci volevo. Uccidiamo tutti questi con il colpo speciale. E quando non ce la faccio più, raga. Raga, troppi nemici. Troppi, davvero tanti. Vado. Quasi si moltiplicano, tipo. Che succede? Cannone. Dopo Marino scende in campo. Pure Marino. Oh, ve ne dovete andare tutti. Qua il nostro Zoro deve fare l'attacco. Tre spade, Gongom. Special. Questo è da maleducati. Ok. Attacco in 4. Territorio conquistato. Hai vinto tesoro. Come l'ho attivato? Sono passati 8 anni da quando Belber morì proteggendo Nami. Siamo arrivati alla resa dei Corlian. Nami ha sempre combattuto da solo per saperne. Non possiamo farla soffrire più così. Noi abitanti pelati siamo stati pronti a combattere. Sì, questa volta faremo noi combattere. Guarda Belmer, io renderò liberi tutti gli abitanti del villaggio. Che cazzo? Il capitano degli uomini pesci. Perfetto. Non posso aiutare tutti i capitani, tutti quelli del villaggio, però. A me chi mi aiuta? Ma siete stronzi. Non posso aiutarvi. Lo dovete mettere in testa che ve la dovete cavare da soli. Perfetto, non vedo l'ora di battermi contro Arno. È ciò che mi manca. E poi questi nemmeno sembrano uomini pesci. Guarda che attacco spettacolo, sfera dell'ordine delle 4. Cosa bella, ha sopraggiunto l'obiettivo. L'ho raggiunto pure io. Vediamo quello che deve fare. Apri una strada per Arlong Tower. Auto ha distrutto l'interruttore spannando da lontano. Canale dei uomini pesci che porta anche lontano è inaccessibile. Visto ciò fatto, ha rotto un interruttore. Perfetto. Distrutto il capitano degli uomini pesci. Assicura che l'abitante del villaggio non venga decimato.
Come faccio? Perfetto. E che ho fatto? Ma sono sempre assai. Ancora pirati io. Distruggiamo tutto. Spade. Tre spade. Colpo dei 3.000 monti. Perfetto, ancora. E che palle, dai, che dobbiamo andare avanti e conquistare tutto. Ginkechino non si arrende mai. Per sapere quando devono uscire video, vi ricordo di mettere un like alla mia pagina di Facebook e seguirmi, così sarete aggiornati su quando uscirà questa esclusiva assoluta sul mio canale. In basso certe volte apparirà il logo di Facebook, Twitter e Instagram, che sono i social con i quali dovete iscrivervi, e anche quello di YouTube naturalmente dovete iscrivervi. Questi con il punto interrogativo sopra degli abitanti del villaggio saranno quelli che devo proteggere. No, a quanto pare. Dato che non si utilizzano eventi tesoro. Ed escono dal fiume pure. Hanno pure il coraggio di uscire dal fiume. Oh, quanta pazienza ci vuole. Ancora nemici! Ancora nemici! Non si può così, dai! E che palle però! Ce n'era un altro! Rufy non ci pensa perché è cretino. Perfetto, apro la strada per Arrong Tower. Ci chiamo Asop. Vediamo dove ci porta. Ah, c'è pure Nano. Attacca e distrugge l'interruttore. Perfetto. Tra poco ci scontreremo con Arlong, non so quando, ma non vedo l'ora. Così finiremo anche questo capitolo, questo episodio, scusate, insieme. Insieme, let's play completo, ricordo. Dalla prossima settimana ci potrebbero essere anche 2 episodi al giorno. Questo non lo so ancora. Ah, sono tipo tantissimi. Ok, utilizziamo il nostro attacco speciale come sempre, perché ormai mi sono affezionato a questo attacco. Perfetto, 45k. Buono. Tanto denaro abbiamo preso. Si è distrutto un interruttore e si è aperto dando un ponte e un territorio da questo lato. Perfetto. Ciò che volevo dire. Quanti nemici, quanti nemici. Andiamo. Perfetto. In questo territorio nemico apre una strada a 2000 KO, intanto Zoro ha sconfitto 2000 persone, lo so. Perfetto, adesso farò l'attacco. Perfetto, utilizziamo l'attacco naturalmente come sempre, ricordo. E vediamo un po' quello che succede. Questo capitolo non finisce più, questo episodio. Loro con questa forte canale centrale est. Là c'è un uomo in, uomo pesce uomo. Perfetto. Il territorio è stato conquistato, quindi forte canale uomini pesce ora accessibile. Si è aperto l'altro territorio. Mancano gli ultimi 2 territori e finalmente quel minchia di Arlong. Dove sei? Perfetto, utilizziamo la nostra tecnica come sempre
E ci diamo tutti, devo sconfiggermi contro Arlong, quindi non posso perdere tempo contro di loro. Dai. Ma quanti sono? C'è pure Aizen. Quanti ne ho uccisi? Tipo è stato incredibile, 47k. Sconfiggere Aizen perché cancelli lui. Quindi devo sconfiggere lui così posso, poi potrò scontrarmi contro, lo sappiamo noi, contro Arlong. Lo stiamo uccidendo, dai. Territorio conquistato. Perché ho sconfitto da una mano? Perché sei scarso? Perfetto. E che cancelli che si aprono. E avanziamo. Evento tesoro. Vediamo cosa ci vogliono dire. New, perché non riesco a batterti? E dire che le tue tre spade non potrebbero nulla contro le mie sei. Mi sa che hai sbagliato a toccarlo, anche se ho tra le mie spade pesano più delle tue. Mi fa molto piacere. Penso di più. Non ho parole per rispondere a un idiota. No, questi con le pistole ci chiamano. K 2500. Utilizziamo il nostro attacco speciale. Qua è la porta. Vediamo. Che succede? Chi di voi è Arlong? C'è lo scontro? Eccolo qui, Arlong. Arlong sarei io. Io sono Rufy. Rufy, eh? E chi saresti esattamente? Un pirata. E cosa vuole da me un pirata? Grandissimo il nostro Rufy. Lo scontro sta per iniziare. Cosa stai? Non far piangere la mia navigatrice. Grandissimo, grandissimo. Inizia missione. Ho Zoro per questo. Perfetto. Tre spade, Gongom. Special. Questa è da maleducati, ecco l'attacco speciale. No, 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 no. Ah, stronzo. Vieni qua, stronzo. Perfetto. Leggiamo il nostro colpo speciale. Dai che non penso sia così forte. Oh! Non voglio perdere. Oh, dove sei? Dove sei? Dove sei? Stronzo. No, 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 no,
Perfetto. Il nostro attacco nuovamente. Ecco, gli manca l'ultimo strato di vita. Ne aveva tre. Ed è arrivato uno. Tesoro. Io mi sono una specie debole, stupida e sciocca. Cosa credi di poter fare? Io non sono. Questo mi serve d'aiuto. Non so usare la spada, non so guidare una mano, non so cucinare, non so dire bugie. Io so che non potrei vivere senza l'aiuto degli altri. Andar fiere delle proprie debolezze, a meno se ne sei scelto come capitano che non sa fare niente.
Ad un uomo senza un principio d'onore come te vorrebbe fare capitano, ma cosa credi poter fare? Sconfiggere te. Grandissimo. La mandarti a testa. Utilizziamo una combo. Utilizziamo una combo. Devi curarti. SP al massimo. Dove sei? Dove sei? Perfetto. Ho poca vita. Rufy secondo me era meglio alla fine. Perfetto. Grandissimo. Ecco qui, nuovamente il nostro attacco speciale. Pochissima vita gli manca. Che succede? Ecco qui. Finalmente ho capito come salvarlo. È a causa di questo posto che non può distruggere tutti i posti che lei non vuole che esistano. Grande, come sempre, il nostro Luffy. Non fare il presuntuoso, tu inferiore essere umano. Gongo. Asha. Fortissimo. Fortissimo, ragazzi. Che attacco fantastico. Che attacco fantastico. Siamo riusciti a batterlo. Ovviamente lui è riuscito a batterlo. Noi avevamo Zoro. Ma perfetto, un ottimo scontro. Sì che desideravo sempre avere Zoro, però Luffy secondo me alla fine è meglio. Vediamo, è stato distrutto l'edificio dove c'era Arlong. Qua scritto in giapponese che non so. Esce qui Luffy. Nami. Che scene commoventi. È riuscito a salvare il villaggio di Nami. Tu fai parte del mio equipaggio. Sì. Arlong Park è caduto. Balmer è finita. Ci sono voluti 8 anni ma finalmente siamo liberi. 8 anni di sofferenza e Arlong è morto. To be continued. Livello 10 intanto. 33% di completamento. Manifesto Arlong. Ah, ciao. Benissimo ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo episodio del Let's Play. Ringrazio a tutti coloro che metteranno mi piace e commenteranno. Vi ricordo come sempre di iscrivervi a tutti i miei vari social. Trovate il link in descrizione. Di iscrivervi a, qui su YouTube, naturalmente al mio canale Pinkenchino. Perfetto. Abbiamo ottenuto vari oggetti. Salvataggio in corso. E ricordo che questo sarà un Let's Play spettacolare. E ci vediamo nel prossimo episodio con la leggenda a inizio. Ciao a tutti ragazzi, da Pinkenchino qui, è tutto.